Essere già collegato con noi via Skype Nicola Fiasconaro, maestro pasticcere, autore di uno dei panettoni più premiati d'Italia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Nicola, dicevamo siete al lavoro per addolcire la nostra Pasqua, ma com'è cambiato il vostro lavoro in questo periodo davvero difficile? Siamo al lavoro come logistica. Abbiamo prodotto l'80% della produzione fino al mese scorso, poi naturalmente per la sicurezza dei nostri collaboratori ci siamo dovuti fermare e stiamo tentando e riuscendo via commerce online di farle volare queste meravigliose colombe in Italia e anche in tutto il mondo. Come Fiasconaro avete deciso di essere vicini anche a quanti soffrono negli ospedali nei reparti Covid-19? Ci racconta in che modo? Beh, diciamo che abbiamo avuto da pensare con la mia famiglia di contattare il Ministero della Sanità, quale con la Protezione Civile siamo riusciti in tutti i Covid d'Italia a fare in modo che noi non abbiamo le armi, non siamo in trincea, non abbiamo le mascherine piuttosto che altre cose, ma le armi nostre sono le nostre dolcezze. Vostri prodotti e quindi siamo riusciti, in questi momenti stanno volando in tutti gli ospedali italiani una colomba Fiasconaro e ci dà gioia essere presenti. E se lo meritano alla grande, tra l'altro. Il Made in Italy, di cui voi siete insomma famosi rappresentanti nel mondo, sta subendo un duro colpo anche a livello di reputazione, non solo logistico, in questo momento. Come vi state muovendo sui mercati internazionali? Come state riportando le vostre colombe, i vostri prodotti sui mercati esteri? Diciamo che le colombe erano già arrivate in Australia, in Giappone, nelle Americhe. Lo stesso gesto che stiamo facendo in Italia all'estero è effettivamente più complicato perché temono che un prodotto italiano possa avere delle contaminazioni. Quindi ci vuole in futuro una politica davvero fare in modo che quello che la sicurezza alimentare del patrimonio del Made in Italy italiano possa ritornare ad essere vincente, insomma, perché non c'è angolo dal Trentino alla Sicilia dove davvero la cultura dell'alimentazione dell'agroalimentare italiano ritornerà a essere numero uno al mondo, insomma, contrastare i francesi che sono molto bravi. Se facciamo sistema, facciamo squadra, e più che mai in questo momento le istituzioni stanno accanto, momento in cui non dobbiamo piangerci addosso, dobbiamo assolutamente fare un unico sistema. E noi che ce lo possiamo permettere vogliamo più che mai stare accanto al governo che sta tentando in tutti i modi di riuscire a risolvere le problematiche, in primis quelle sanitarie e poi quello delle aziende che sono la seconda cosa delicata, ma pare che ci sono delle buone condizioni con gli accordi che si stanno facendo con la Comunità Europea e non solo. I prodotti italiani, lo ripetiamo, i nostri telespettatori sono assolutamente sicuri, voi seguite tutte le norme del momento e soprattutto i prodotti dolci possono essere utili in questo momento a risollevare il morale. Facciamo un augurio ai nostri telespettatori in questo senso. L'augurio di una serena Pasqua, l'augurio è quello che risorgeremo. In questo momento viene fuori la fragilità dell'uomo, l'impotenza dell'uomo quando sfida troppo l'ambiente e la natura. Quindi bisogna, nel futuro prossimo che sarà imminente, avere più rispetto verso il mondo meraviglioso che ci troviamo a vivere e cambieremo in meglio. Sicuramente questo momento surreale finirà e gli esseri umani saranno anche più buoni. Pensare a noi stessi e agli altri con più determinazione, al prossimo, e sicuramente l'Italia nelle grandi sfide trionferà come sempre, insomma. Questo è l'augurio di una santa Pasqua a tutti gli italiani nel mondo, ma al mondo intero.